Nella puntata di oggi è protagonista Pia De Tolomei, uno dei personaggi più belli della commedia, un personaggio immortale che si presenta a Dante in soli 6 versi. Si trova nel canto quinto del Purgatorio, esattamente una cantica dopo che noi abbiamo incontrato Francesca da Polenta all'inferno. Decisamente l'inferno non è un luogo che pullula di figure femminili, mentre la donna diventa significativa nel Purgatorio e poi soprattutto in Paradiso. I mortali sono i personaggi femminili del Purgatorio, importantissimo sarà l'incontro di Dante con Beatrice nel canto 30° della seconda cantica, così come significativo sarà l'incontro con Matelda nell'Eden. Il paradiso si aprirà poi con la figura di Beatrice che accompagna Dante verso il cielo e si chiuderà nel canto 33° con quell'inno alla Vergine declamato da San Bernardo che accompagnerà poi Dante alla visione di Dio. Pia De Tolomei è un personaggio, dicevamo, bellissimo, che può essere paragonato a quella Francesca da Rimini, bella e raffinata, che si presentava a Dante con parole cortesi. O animal grazioso e benigno che visitando vai con l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno. Eppure quella Francesca da Polenta, che era così gentile, raffinata e bella, concludeva il suo monologo con Dante con parole di vendetta nei confronti di quel marito che l'aveva portata alla morte. Anche Pia De Tolomei è stata uccisa dal marito, eppure le sue parole sono improntate ad un tono ben diverso. Chi era Pia De Tolomei? Secondo la vulgata più in voga, lei era appartenente ad una delle famiglie più significative di Siena, appunto quella dei Tolomei, ed era andata in sposa a Nello d'Inghiramo dei Pannocchieschi. Il marito la fece scaraventare giù dal balcone del suo castello della Pietra in Maremma, da quello che ancora oggi è chiamato il Salto della Contessa, o forse fu lo stesso marito ad ucciderla. Quali le ragioni? Gli antichi commentatori sono discordi al riguardo. C'è chi afferma che Pia si fosse macchiata di infedeltà, chi sostiene che questo fosse un sospetto infondato e chi infine scrive che Nello si fosse condotto all'uxoricidio per convolare a seconde nozze con Margherita degli Aldobrandeschi. Questa Margherita era un personaggio da romanzo, si era sposata una prima volta con Guido di Monforta nel 1270 per poi convolare a seconde nozze, una volta rimasta vedova, nel 1291 con Orsello Orsini e si era poi risposata nel 1296 con Roffredo III Caetani, anche se questo matrimonio sarebbe stato annullato proprio perché era corsa voce che Margherita si era già risposata con Nello dei Pannocchieschi. Pia De Tolomei si presenta così a Dante: «De quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, ricorditi di me che son la Pia. Siena mi fe, disfecemi Maremma, salsi colui che in anellata pria disposando m'avea con la sua gemma». Sono parole di cortesia. Quando Dante sarà ritornato sulla terra e si sarà riposato per il lungo viaggio, dovrà ricordarsi di Pia De Tolomei nelle sue preghiere. Siena ha dato i natali a Pia, la quale però è morta violentemente in Maremma. E Pia dice: lo sa colui che prima mi aveva fatto la promessa di matrimonio e poi mi aveva donato l'anello. I due verbi disposare e inanellare indicano due momenti distinti della celebrazione del matrimonio, lo sposalizio con la sua promessa e lo sposalizio
con la consegna dell'anello, due momenti distinti. Quindi Pia non fa riferimento diretto al momento della sua morte, ma è come se dicesse a Dante: prova a chiederlo a mio marito che mi aveva promesso di tutelare la mia salvezza e di volermi bene sempre. E qui abbiamo un personaggio che può essere messo a confronto sia con Francesca che con Beatrice, è in un certo senso un personaggio intermedio. In questa donna emergono raffinatezza, delicatezza e cultura, come in Francesca, come in Beatrice. Queste tre donne sono emblemi di cortesia e di bellezza in tre regni distinti: Francesca all'inferno, Pia in purgatorio e Beatrice in paradiso. Pia è cosciente che la vita è di un altro che ce la dona. Per questo nessuno ce ne può privare se non esercitando una inaccettabile violenza, ancor più se commessa dal coniuge che dovrebbe essere garante di protezione e di difesa. E allora ecco che qui emerge il sacramento del matrimonio, una promessa che dura tutta una vita, qualunque cosa accada.